Siete pronti? No, non mi sembrate pronti. Vediamo, ripetiamo. Siete pronti? Allora, vi presenterò l'ospite di questa sera. So che già avete visto la locandina in giro, vi avranno già avvisato. Voglio dire soltanto due parole. Ho avuto l'opportunità di andare a vedere un po' il lavoro che lui ha fatto in Brasile quando sono stato la volta scorsa a casa del pastore Bruno e del pastore Patti, e ho avuto anche l'onore e il piacere di poter predicare due volte nella sua chiesa. La seconda volta abbiamo avuto un tempo insieme e dopo che l'ho conosciuto sono tornato qui e ho detto: pastore, lo dobbiamo troppo invitare. Infatti stiamo facendo 15 giorni in giro per le nostre chiese e stasera e domani mattina lui sarà qui con noi a Milano. E quanto sono? Quattro giorni che siamo in giro e io ancora non ho sentito una storia ripetuta due volte. Lui ha un sacco di storie da raccontare, ma non storie così di per sentito dire, ma storie di vita vissuta, della sua vita. Proprio quando lui predica, non predica tanto su un versetto, ma ti dice come ha messo in pratica quel verso. E questo credo che sia la cosa più bella, mettere in pratica la parola di Dio. Quindi sicuramente questa sera verremo sfidati, la nostra fede riceverà un input per crescere e per poter mettere in pratica tutto quello che abbiamo ascoltato e che ascolteremo da lui. Quindi vi chiedo di alzarvi e di accogliere con un applauso l'apostolo Celso. Muchas gracias. Tante grazie. A alegria do meu coração. L'alegria del mio cuore. Não dá para explicar. Non si può spiegare. Há uns 30 anos atrás. 30 anni fa. Eu estava no cárcere. Io ero in carcere. E havia uma sentença sobre mim. E c'era una sentenza su di me. Que eu não tinha mais recuperação. Che per me non c'era più speranza, recupero. No meu prontuário penitenciário. Nella mia ficha penitenziaria. Nella mia scheda carceraria. Estava registrado. C'era scritto. Que eu era um ser humano irrecuperável. Che io ero una persona irrecuperabile. Que eu não poderia mais sair do cárcere. Che io non potevo più uscire dal carcere. No primeiro ano que eu estive preso. Nel primo anno che ero stato arrestato. Eu passei quase todo ano no isolamento. Ho passato quasi tutto l'anno in isolamento. Nos primeiros dias que eu cheguei no presídio. Nei primi giorni che sono arrivato in carcere. Eu já tive que me envolver com homicídios. Io ho dovuto immischiarmi con un omicidio. Para eu poder sobreviver. Affinché io potessi sopravvivere. Eu tinha 18 anos quando eu fui preso. Io avevo 18 anni quando sono stato in carcere. E eu pensava que eu era um grande bandido. Io pensavo che ero un grande bandito. Porque eu era assaltante de bancos desde 13 anos. Perché ero un rapinatore di banche cominciando dai 13 anni. Eu mandava muitas mercadorias, drogas para o presídio. Io facevo arrivare tanta droga in carcere. Eu tinha muitos companheiros do crime. C'erano tanti amici miei nel crimine. Então eu pensei que quando eu chegasse naquela cadeia. Allora io pensavo che quando arrivavo lì in carcere. As pessoas que eu tinha dado a minha vida por eles muitas vezes. Le persone per cui avevo già dato la mia vita molte volte. Eles seriam meus amigos. Loro erano i miei amici. E assim que eu entro no presídio. Ed è così che io comincio lì in carcere. Os que eram para me receber com bastante alegria. Quelli che mi dovevano ricevere con tanta allegria. Mandaram-me matar. Hanno mandato qualcuno ad uccidermi. E hoje quando eu entrei aqui. Oggi quando sono entrato qui. Vocês nem me conhecem. Voi neanche mi conoscete. Fisicamente. Mas eu sei que vocês são meus amigos. Io so che voi siete i miei amici. Porque nós temos algo em comum. Perché noi abbiamo qualcosa in comune. Nós temos um amigo. Noi abbiamo un amico. Que é um verdadeiro amigo. Che è un vero amico. E o seu nome é Jesus. E il suo nome è Gesù.
La migliore cosa della mia vita. La migliore cosa per la mia vita. Fu quando conheci esse amigo. È stato quando ho conosciuto questo amico. Da quel primo anno incarcerato. In quel primo anno in carcere. Io arrumei molte confusioni. Io ho fatto tanta confusione. Io tinha na minha ficha. Io avevo nella mia scheda. Che io non rispettavo i funzionari. Che non rispettavo i funzionari. Perché eles vinham me aggredir. Perché loro venivano ad aggredirmi. E eu tinha em mim um espírito muito mal. E eu avevo in me uno spirito malvagio. Eu aggredi eles primeiro. E io aggredivo loro per primo. E há uns 8 meses. Dopo 8 mesi. Um deles mexeu com a mulher que me visitava. Uno di loro si è messo con la donna che mi visitava. E eu aggredi sem que ele esperasse. E io l'ho aggredito senza che lui se lo aspettasse. E quebrou algumas partes do corpo dele. E si è rotta alcuna parte del suo corpo. E então fizeram mais uma ficha para mim. Allora hanno fatto un'altra scheda per me. Não vai sair mais da cadeia. Non uscirai più dal carcere. Além de conseguirem me condenar. Anche se erano riusciti a condannarmi. 186 anos de detenção. 186 anni di carcere. Eu tinha só 19 anos quando. Io avevo soltanto 19 anni. Terminaram essas condenações. Quando acabaram de me condenar. Quando mi hanno condannato io avevo soltanto 19 anni. Então eu pensei. Allora ho pensato. Acabou a minha vida. È finita la mia vita. Eu comecei a tentar fugir. Io ho cominciato a tentare di fuggire. Fazendo fugas. Cercando di fare delle fughe. Gastando muito dinheiro. Spendendo tanti soldi. Tentando furar buracos. Scavando dei tunnel. Di diverse forme. Di diverse forme. Mas não tinha jeito. Ma non riuscivo mai. Non c'era modo. E por mais que eu fazia. E anche se io lo facevo. Cada vez ficava pior. Ogni volta succedeva sempre qualcosa di brutto. Vinha minha mãe me visitar. Veniva mia madre che mi visitava. E ela me dizia. E lei mi diceva. Aceita Jesus como teu amigo. Accetta Gesù come amico. Aceita Jesus como teu Salvador. Accetta Gesù come il tuo Salvatore. Jesus me prometeu que você seria um pregador do Evangelho. Gesù mi ha promesso che tu diventerai un predicatore del Vangelo. E se você aceitá-lo. E se tu lo accetterai. Ele vai ser teu amigo. Lui sarà il tuo amico. E eu falava, mãe, para. E io dicevo, mamma, basta. Jesus é muito santo. Gesù è troppo santo. E ele não quer saber de mim. E non vuole sapere niente di me. Eu sou muito mau. Io sono cattivo. E eu estou muito longe dele. E io sono molto lontano da lui. Eu nem me atrevo a falar com io ele. Neanche mi permetto a parlare con lui. E ela falava, você que pensa. È quello che tu pensi. Você pode estar longe dele. Tu puoi essere lontano da lui. Mas ele não está longe de você. Ma lui non è lontano da te. Chama por ele. Chiama lui. Ele vai te ouvir. Lui ti ascolterà. Ele vai te atender. Lui verrà. Ele é um amigo incondicional. Lui è un amico incondizionato. E ela ia embora chorando. E lei andava via piangendo. E eu falava, minha mãe é louca. E io pensavo, mia madre è pazza. Coitada da minha mãe. Mia mamma non ragiona. Jesus não quer saber de mim. Ah, Gesù non vuole sapere niente. Eu sou muito mau. Io sono molto cattivo. Eu quero me vingar das pessoas que me traíram. Io voglio vendicare delle persone che mi hanno tradito. E se alguém tentar cruzar o meu caminho. E se qualcuno verrà e si incrocerà nel mio cammino. E me der uma chance. E mi darà un'opportunità. A minha mãe não vai chorar a minha morte. E mia madre non piangerà la mia morte. A mãe dele que chore a dele. Saranno le loro madri che piangeranno le loro morti. Eu vou me defender. Io mi difenderò. E por causa disso eu sofri muito. E a causa di questo ho sofferto molto. 4 anos eu continuei sofrendo. 4 anni ho continuato soffrendo. E resistindo o chamado de Jesus. E resistevo sempre a quando Gesù mi chiamava. E cada vez a minha situação piorava mais. E ogni volta la mia situazione sempre peggiorava. Eu me tornei um grande traficante dentro da cadeia. Io sono diventato un grande trafficante dentro il carcere. Lá não dava para assaltar bancos. E lì non si potevano rapinare le banche. Então a única forma de eu ganhar dinheiro. L'unica forma di fare soldi. Eu comecei a introduzir drogas na cadeia. Ho cominciato a portare la droga in carcere. E vender dentro da cadeia. E vendendo la droga in carcere. Nisso eu me tornei mais viciado. In quello io sono diventato ancora più drogato. E eu tomava muita droga. E io mi facevo tanto. Na veia do pescoço já. Mi facevo anche nelle vene del collo. Os meus braços e as minhas pernas. Le mie braccia e le mie gambe.
Non c'era mai veia. Non c'erano più vene. As agulhas não entravam mais. Gli aghi non entravano più. E no meu coração. E nel mio cuore. E na minha mente. E nella mia mente. Só tinha ódio. C'era soltanto odio. Rancor. Rancore. Io só pensavo in vingança. Io pensavo soltanto alla vendetta. As únicas vezes que eu lembrava que eu era um ser humano. L'unica volta che io mi ricordavo di essere un essere umano. É quando minha mãe vinha me visitar. È quando mia madre veniva a visitarmi. Porque ela tinha algo diferente. Perché lei aveva qualcosa di diverso. Além dela ser minha mãe. A parte che lei era mia madre. Ela sempre foi cheia do Espírito Santo. Lei era sempre piena dello Spirito Santo. E ela vinha e me dizia. Lei veniva e mi diceva. Jesus vai mudar a tua vida. Gesù cambierà la tua vita. Aceita Jesus. Accetta Gesù. Para você parar logo de sofrer. Così finirai di soffrire. Falava não, mãe, Jesus não me quer. E eu dizia, não, mamãe, Jesus não me vuole. Ele te quer sim. Sim, lui te vuole. Mãe, a senhora não entende. No, mas tu não capisci. Eu sou muito mal. Io sono molto cattivo. Jesus não quer as pessoas mal. Jesus não vuole le persone così. Ele quer sim, meu filho. Sim, e lui le vuole. Se você der uma chance para ele. Se tu gli darai una chance. Ele vai te transformar. Lui ti trasformerà. Mas mãe. Ma mamma. Quando a senhora me levava para a igreja que eu era criança. Quando tu mi portavi in chiesa che ero un bambino. As pessoas me diziam. Le persone mi dicevano. Que Jesus não gostava de pessoa mal. Che a Gesù non piacevano le brutte persone, le persone cattive. Os pregadores pregavam. I predicatori predicavano. Que Jesus não gostava das pessoas do mal. Che a Gesù non piacevano le persone cattive. Não, meu filho, eu não sei te explicar. No, figlio mio, io non te lo so spiegare. Eu não consigo te explicar isso. Io non riesco a spiegarti questo. Mas eu sei que ele te ama. Ma io so che lui ti ama. E eu vou te dizer uma coisa. E io ti dirò una cosa. Enquanto você não aceitá-lo. Fino a quando tu non lo accetterai, você vai soffrire. Tu soffrirai. E você não vai morrer. E tu non morirai. Porque Jesus me prometeu. Perché Gesù mi ha promesso. Que ele vai te transformar. Che lui ti trasformerà. E você vai ser um pregador do Evangelho. E tu sarai un predicatore del Vangelo. E lei embora chorando. E lei andava via piangendo. E eu falava minha mãe é doida. E io dicevo mia mamma scema. Ela não sabe o que está falando. Mia madre non capisce quello che dice. Eu queria ler com você uma parte. Io volevo leggere con te una parte. Aqui no livro do Evangelho de João. Qui nel libro del Vangelo di Giovanni. No capítulo 3. Nel capítulo 3. Inclusive esse é um versículo que até quem não é cristão tem que conhecê-lo. Questo è il versetto che anche chi non è cristiano deve conoscere. Na verdade esse versículo è o coração da Bíblia. Nella verità questo versetto è il cuore della Bibbia. E ele diz assim. E questo verso dice così, il verso 16. Porque Deus, perché Dio amou o mundo de tal maneira, perché Dio ha amato il mondo de tal maneira, ha tanto amato il mondo, perché Dio ha tanto amato il mondo, que deu o seu filho unigênito, che ha dato il suo unigenito figlio, para que todo aquele que nele crê, affinché chiunque creda in lui, não pereça, non perisca. Mas tenha vida eterna. Ma abbiano la vita eterna. Eu queria te convidar para fazer uma oração. Io volevo invitarti a fare una preghiera. Fecha os teus olhos. Chiudi i tuoi occhi. Põe na tua mente. Metti nella tua mente. Eu preciso de Jesus. Io ho bisogno di Gesù. Eu quero o Espírito Santo. Io voglio lo Spirito Santo. Que o Senhor fale comigo nessa noite. Che tu oggi parli con me stanotte. Além de tudo que eu já recebi, a parte tutto quello che ho già ricevuto, eu quero mais de ti. Io voglio più di te. Eu posso entender. Io posso comprendere. Que o impossível. Che l'impossibile. Só o Senhor pode fazer. Solo tu lo puoi fare. Tem muitas coisas da minha vida. Ci sono tante cose nella mia vita. Que eu não consigo me libertar. Che io non riesco a liberarmi. Mas a tua palavra. Ma la tua parola. Ela me garante, me dá garantia que o Senhor faz o impossível, que tu puoi fare l'impossibile. Eu quero te conhecer, io voglio conoscerti na parte impossível, nella parte dell'impossibile. Nesta noite, in questa sera, fala comigo, parla con me, Gesù.
Eterno Deus, mais uma vez eu me dispo, Eterno me entrego Dio, inteiramente a Ti, Pai. Io ancora una volta mi metto davanti a Te. E peço que o Senhor me receba. E Ti chiedo che Tu mi ricevi. E che io sia canal livre da Tua volontà. E che io sia un canale libero della Tua volontà. Muito obrigado por ter me colocado. Tante grazie perché mi hai messo qui in questo pulpito. Pelos meus merecimentos. Non è per il mio merito. Eu sei que eu não poderia estar aqui. Io non potrei stare qua per il mio merito. Mas pela Tua grande misericórdia. Ma per la Tua grande misericordia. E o Teu amor sobrenatural. E il Tuo amore sovrannaturale. O Senhor me trouxe aqui. Tu mi hai portato qui. Então me use. Allora usami. Como canal livre da Tua. Come canale libero della Tua presenza. Espírito Santo. Espírito Santo. Os dons são Teus. I doni sono Tuoi. E o Senhor dá a cada um. E Tu dai ad ognuno. Na hora que o Senhor quer. Nel momento che Tu vuoi. Da maneira que o Senhor quiser. Nella maniera che Tu vuoi. Quanto o Senhor quer. E quello che Tu vuoi. Eis-me aqui. Sono qui, Gesù. Estou ao Teu dispor. Sono disponibile. Queremos oferecer a Ti. Senhor. Vogliamo offrirti a Te. Este culto. Questo gospel. Além de tudo que já foi dado a Ti. A più di tutto quello che già è stato dato a Te. Queremos completar. Vogliamo completare. Na Tua presença. Nella Tua presenza. Muito obrigado, Jesus. Molte grazie, Gesù. Aplauda Jesus. Fai un applauso a Gesù. Glória. Glória. Ah, sim. Graças. Quando fez 4 anos que eu estava preso. Quando ho fatto 4 anni che ero stato arrestato. Eu estava muito doente. E ero molto malato. Eu já tinha passado por uma experiência. E avevo già fatto un'esperienza. Que os meus pulmões tinham se estourado. Que i miei polmoni erano scoppiati. Dentro de um túnel numa fuga. Mentre ero dentro un tunnel in una fuga. E os meus pulmões se estouraram. E miei polmoni sono scoppiati. Meus companheiros me puxaram de volta para dentro do presídio. E miei compagni mi hanno preso e trascinato di nuovo dentro il carcere. E eu fui levado a um hospital penitenciário. Io sono stato portato in un ospedale del carcere. E então eles me avisaram. Allora loro mi hanno avvisato que eu viveria no máximo 60 dias. Che avevo 60 giorni di vita. E então a minha mãe veio me visitar. Allora mia madre è venuta a visitarmi. E eu falei para ela: mãe, me perdoe. E io ho detto: mamma, perdonami. A senhora sonhou que eu fosse um pregador do evangelho. Tu hai sognato che io ero un predicatore del Vangelo. Mas agora eu vou morrer. Ma io adesso morirò. Os médicos disseram. E i medici hanno detto. Que o líquido que está descendo do meu cérebro. Que líquido que está scendendo dal mio cervello. É um câncer que está destruindo o meu cérebro. È un cancro che sta distruggendo il mio cervello. As partes que estão saindo com sangue quando eu vomito. Le parti che stanno uscendo con il sangue mentre io vomito. São os meus pulmões que estão se descompondo. Pezzi del mio polmone che si stanno si descomponendo. E esse câncer já desceu pro meu intestino. E questo cancro è già sceso per il mio intestino. Estão comendo as paredes do meu intestino. Stanno mangiando le pareti del mio intestino. E eu ainda tenho hepatite B e C. Io ho l'epatite B e C. E essa hepatite está comendo meu fegato. E questa epatite sta mangiando il mio fegato. E esse câncer também está no meu estômago. E questo cancro è anche nello stomaco. E além disso tudo. E a parte tutto questo. Ainda tem AIDS no meu sangue. C'è l'AIDS nel mio sangue. Ainda não sabia que era AIDS. Io ancora non sapevo che era AIDS. Os médicos disseram que havia um vírus no meu sangue. I medici avevano detto che c'era un virus nel mio sangue. Che era pior do que aqueles cânceres. Che era peggio del cancro. Falei: perdoa, mãe. Io ho detto: perdonami, mamma. Eu vou morrer. Io morirò. E ela falou: não vai. E lei ha detto: no. Os meus joelhos. E le mie ginocchia. Estão calejados. Sono pieni di calli. E o meu Jesus. Ele mio Gesù. Quando você estava no meu ventre. Quando tu eri nel mio ventre. Ele me prometeu. Lui mi ha promesso. Que você seria um pregador do Evangelho. Tu sarai un predicatore del Vangelo. Não importa o que aconteça. Non importa quello che succeda. Jesus vai te resgatar. Gesù ti riscatterà. E você vai ser um pregador do Evangelho. E tu sarai un predicatore del Vangelo. Io olhavo para ela. Io guardavo verso di lei. A minha mãe não sabe o que fala. Minha madre non sa quello che dice. E ela falou: cala a boca. E lei diceva: stai zitto. Fica quietinho. Rimani lì tranquillo. Eu vou orar por você. Io pregherò per te. E ela pôs a mão em mim. E lei ha messo la mano in me. E ela falou: Jesus, eu não posso curar meu filho. Ha detto: Gesù, io non posso guarire mio figlio. Mas eu tenho autoridade. Ma io ho autorità.
Porque o teu sangue corre perché nas minhas veias. Perché il tuo sangue è nelle mie vene. E o meu sangue corre nas veias. Perché il mio sangue è nelle sue vene. E eu profetizo. Io profetizzo. Che o Senhor vai restaurar ele. Tu restaurerai la sua vita. Tira ele desse mal. Togli questa malattia. Muito obrigado, Jesus. Molte grazie, Gesù. E ela me deu um beijo. E lei mi ha dato un bacio. Falou, tem comida aqui para você. E mi ha detto, qui c'è del cibo per te. Eu vou me embora. Io andrò via. Semana que vem eu venho te visitar. La prossima settimana verrò a visitarti. E ela foi embora. E lei è andata via. E eu comecei a sentir o bom cheiro da comida. E ho cominciato a sentire un buon odore del cibo. E eu fiquei com apetite. E io ho cominciato ad avere appetito. Então eu virei. Allora mi sono girato. E non doeu meu pulmão. E non mi faceva più male il polmone. E non estourou. E non è scoppiato. Qualquer movimento que eu fizesse. Qualsiasi movimento che io facevo. Estourava meu pulmão. Scoppiava il polmone. E eu fiz mais movimento. E ho fatto più movimenti. Pulei da cama, sono saltato giù dal letto e non aconteceu nada. E non è successo niente. Io fiz uma flexão, ho fatto delle flessioni, così non stava doendo. Non mi faceva male. Falei, nossa. Ho detto wow. Eu vou comer. Allora mangerò. Aí eu comi. Allora mi sono messo a mangiare. Ho mangiato ancora di più. Ela mora numa chácara. Lei abita in una campagna. E ela tinha feito queijo para mim. E lei aveva fatto formaggio per me. Doce. Docinhos. E aveva fatto un dolce. E alcuni salgadinhos. E alcuni panini. E eu comi. Allora ho mangiato. Aí fui lavar as vasilhas. E sono andato a lavare il contenitore. Quando eu estou lavando, abaixado, assim, quando lavando, eu estou lavando così che sono mi sono abbassato. O médico está passando no corredor. C'è il dottore che passa lì nel corridoio. E eu estava num isolamento médico. E io ero in un isolamento medico. E quando ele viu eu agachado assim, e quando mi ha visto che ero così inginocchiato e lavavo le cose, ele deu um grito. Lui ha gridato. Não faça isso. Non fare questo. Volta pra cama. Torna nel letto. Se você quer morrer, deixa pra morrer amanhã. Se tu vuoi morire, muori domani. Hoje é domingo. Oggi è domenica. Vai me dar um monte de problema. Tu mi darai un sacco di problemi. Eu falei não, dottore. Eu detto no, dottore. Eu estou bem. Io mi sento bene. Oh, guarda. Não faça isso. No, non fare questo. Não, eu estou no, io mi sento bene. Aí ele falou, vem cá. Allora ha detto, vieni qui. Abre a cella. Apri la cella. Aprirono la cella. Hanno aperto la cella. Mi pegò, vamos. Mi hanno preso e mi hanno portato. E aí começou a tirar raio-x. E mi hanno fatto i raggi. Di frente, di costa, di lato. Davanti, dietro, di lato, dovunque. Mi colocò per esperare. Mi hanno messo lì ad aspettare. Aí chegou outro médico. Ed è arrivato un altro medico. Mais outro médico. Un altro medico. Outro médico. Un altro medico. Demoraron là dentro. E sono rimasti un po' là dentro. Depois de uma hora mi chamaram. Dopo un'ora mi hanno chiamato. Vieni qua. Você acredita em milagres? Tu credi nei miracoli? Acredito. Ma credo. Você viveu um grande milagre. Tu hai vissuto un grande miracolo. Está vendo aqui esses raios X? Vedi qui questi raggi X? Antes de ontem. Prima di ieri. Nós tiramos esses raios X aqui. Noi abbiamo fatto questi raggi X. Os teus pulmões estavam se descompondo. I tuoi polmoni si stavano scomponendo. Tinha seis metástases de câncer. Sei metastasi di cancro in uno. E cinco metastasi nell'altro. E agora esses são os seus pulmões de hoje. E adesso questi sono i polmoni di oggi. E estão novíssimos. E sono nuovissimi. Mais novo do que o da minha filha. Sono più nuovi di quello di mia figlia. Che tem 7 anni. Che ha 7 anni. Ben saudável. Che è piena di salute. Você está livre. Tu sei libero. As outras doenças ainda estão se desenvolvendo. Le altre malattie ancora si stanno avanzando, si stanno sviluppando. O problema maior era os seus pulmões. I problemi più grandi erano i tuoi polmoni. Vou te mandar de volta para detenção. Allora ti manderò di nuovo in carcere. E eu voltei. E allora sono tornato. E non mi converti. E non mi sono convertito. Ma in quel giorno che faceva 4 anni che ero in carcere. Eu estou dentro de um isolamento. Io sono dentro l'isolamento. De castigo. Per una punizione. E era o pior dia da minha vida. Ed era il peggiore giorno della mia vita. Tutto di ruim tinha acontecido quel giorno. Tutto di qualsiasi cosa brutta era successa nella mia vita. Nós estávamos todos molhados. Noi eravamo tutti bagnati.
Un polizia tinha molhado com a mangueira de apagar incêndio. C'era un poliziotto che ci aveva bagnato con l'idrante. A cella che io stavo era na esquina do prédio, no quinto andar. La cella dove ero era nell'angolo del carcere nel quinto piano. Desse lado três janelas abertas. In questo lato c'erano tre finestre aperte senza vetro. E do outro lado três janelas abertas. Dall'altro lato altre tre finestre senza vetro. Tava un frio di 11 gradi. C'erano più o meno 11 gradi. E o vento batendo aquele e il vento che arrivava e sbatteva lì. A sensação era de uns 3 graus. La sensazione era di 3 gradi. Tudo molhado, tutti bagnati. Eu ainda doente. E io lì malato, revoltato, arrabbiato, cheio de ódio, pieno di odio. E sem comer ainda, e senza cibo. Porque o amigo que foi tentar pegar a comida, é l'amico che aveva tentato di prendere il cibo. Si dice nella gira Teresa cordia emendata di lenzuolo. Si dice nel gergo come Teresa? Teresa. Teresa che è una corda fatta di lenzuola. Ela quebrou, partiu-se. Si è rotta. E caiu na cabeça do guarda. Ed è caduta nella testa del poliziotto giù. Ele viu della guardia. Sumiu o restinho lá na cella. Allora ha visto che il resto del lenzuolo, della corda, è salito su in cella. Ele subiu lá. Allora è salito su. E queria saber quem foi que deixou cair na cabeça dele. E voleva sapere chi è stato a far cadere quel cibo nella sua testa. Ninguém vai falar. Nessuno parlava. Ele pegou então o idrante. Lui ha preso l'idrante, ci ha bagnati tutti. Tudo dentro da cella e a cella e tutti noi. Então era quase 2 horas da madrugada. Ed erano quasi le 2 del mattino. Desde a meia-noite. Dalla mezzanotte. Atrás da casa de detenção. Dietro il carcere. Do pavilhão 9. Nel padiglione 9 del Carandiru. Tem uma favela até hoje. C'è una favela ancora oggi. E alguém estava ouvindo um disco. E c'era qualcuno che stava ascoltando un disco. Antigamente, eu não sei se aqui ainda usa, era o vinil. E antigamente c'era il vinile. E o disco riscou. E questo disco si è graffiato. E a frase ficava indo e voltando. E la frase andava e tornava, si ripeteva. E ficava falando na vitrola bem alto. E si sentiva in modo alto, bello forte. Mi chiama, mi chiama, mi chiama. Mi chiami, mi chiami, mi chiami. Clac clac, clac clac. Mi chiama, mi chiama, mi chiama. Clac clac. Mi chiama, mi chiama, mi chiama. Clac clac clac. Mi chiami, mi chiami. Desde a meia-noite. Dalla mezzanotte. Eu já estava quase louco. Io ero già quasi pazzo. Ti devi uscire! Ah, devi andare via! Ninguém me ouvia. Nessuno mi ascoltava. Talvez os outros presos nem estavam ouvindo. Forse gli altri carcerati neanche lo sentivano. Mas aquilo estava me perturbando. Ma quello mi stava proprio portando fastidio. Mi chiama, mi chiama, mi chiama. E eu falei, eu vou chamar quem? E ho detto, chiamerò chi? Se eu pudesse chamar minha mãe. Se eu potessi chiamare mia madre. Ela viria me socorrer. Lei veniva qui e mi aiutava. Ainda que ela me ouça. Anche se lei mi ascolta. Ela não pode entrar lei aqui. Lei non può entrare. Eu estou no presídio. Io sono in carcere. E ainda no isolamento. E ancora di più nell'isolamento. Proibido de receber visitas. Quindi è proibito avere delle visite. E aí quem falou de repente? Eu ouvi. Eu estou aqui e te ouço. Pode me chamar. E tutto ad un tratto ho sentito una voce. Io sono qui e ti ascolto. Mi puoi chiamare. Então eu parei. E allora mi sono fermato. Quem falou comigo? Chi ha parlato con me? Fui na janela interna. Sono andato nella finestra. Olhei. Ho guardato. O guarda estava dormindo. La guardia dormiva. Voltei, fui na janela sono esterna. Nella finestra esterna. Olhei lá para baixo. Ho guardato in basso. O guarda da muralha dormiva. La guardia che c'era nel muro dormiva. Falei, o da 2. O da 2. Ho detto. Da cella 2. Ah, nella cella 2. O da 5. Nella 5. O da 4. Nella 4. O do quarto andar. Ah, nel quarto piano. Alguém falou comigo. C'è qualcuno che parla con me? Nada. Niente. Tô ficando louco.
Sto diventando pazzo. Olhei lá no relógio do shopping. Ho guardato lì nell'orologio del centro commerciale. Stava marcando 11 gradi. E c'era 11 gradi. 2:15 da madrugada. 2:15 della mattina. Sto ficando louco. Ho detto sto diventando pazzo. La musica parò. La musica si è fermata. E io fiquei andando mais un poco. E sono rimasto lì ancora un po'. E io ouvi di nuovo. E ho sentito di nuovo. Eu estou aqui, te ouço, pode me chamar. Io sono qui, ti ascolto, puoi chiamarmi. Nessa hora eu caí de joelho. Allora in quel momento sono caduto in ginocchio. E falei, é o Deus da minha mãe. E ho detto, è il Dio di mia madre. Deus da minha mãe. Il Dio di mia madre. Se é você. Se sei tu. Me dá um sinal. Dammi un segno. Para que eu entenda que eu não estou ficando louco. Perché io capisco che non sto diventando pazzo. Me mostra alguma coisa. Mostrami qualcosa. E então eu senti dentro de mim. E ho sentito dentro di me. Sabe aquele livrinho que vocês estão fumando maconha? Sai quel libro con cui tu ti stai facendo le canne? É a minha palavra. È la mia parola. Leia. Leggila. No dia que eu fui pro isolamento. Nel giorno che sono andato in isolamento. Eu ganhei um livretinho assim. Io ho guadagnato un Nuovo Testamento. Novo Testamento dos Gideões. Dei Gedeoni. E na hora que ele me deu. E nel momento che lui mi ha dato. Eu pensei. Io ho pensato. Dá certinho para fumar os baseados. Questo è perfetto per farsi le canne. Porque nell'isolamento non c'è papel. Nell'isolamento non c'è carta, ci sono cartine. E a Bibbia dava certinho para ela. E la Bibbia era perfetta. Eu só respeitava a Bibbia grande. Io rispettavo soltanto le Bibbie grandi. E tinha que ser da capa preta. E con la copertina nera. E scritto Bibbia Sagrada. E scritto sopra la Sacra Bibbia. Se no non respeitava. Se no non la rispettavo. Porque quando eu era criança. Perché quando ero piccolino. Minha mãe me levava para uma igreja bem radical. Mia mamma mi portava in una chiesa proprio molto radicale. Muito religioso. Molto religiosa. Bibbia Sagrada era só capa preta grande scritto Bibbia Sagrada. La Bibbia era soltanto Bibbia Sagrada, copertina nera bella grande. As outras era idolatria. Le altre Bibbie erano idolatria. O delle sette. Então só respeitava. Allora io rispettavo soltanto le Bibbie grandi. Quando mi deram il Nuovo Testamento. Quando mi hanno dato il Nuovo Testamento. Eu pensava só em fumar um. Io ho pensato soltanto per farmi le canne. Già stavo 19 dias naquela. Già erano 19 giorni in isolamento. In 3. In 3. E teve um outro uns 15 dias com a gente. Ah, e c'è stato un altro 15 giorni con noi. E uns 3 dias antes ele tinha se enforcado. E 3 giorni prima lui si era impiccato. Ele também fumou muito naquela. E lui ha fumato tanto in le pagine di quella Bibbia. Naquele momento. In quel momento. Tinha pochissimas foglie. C'erano pochissime foglie. Então eu fui lá e peguei. E allora sono andato là e l'ho presa da terra. Io lì. E ho letto. Vinde a me. Venite a me. Todos vós que estáis cansados. Voi tutti che siete affaticati e stanchi. E sobrecarregados e oprimidos. E eu vos aliviarei. E io vi darò riposo. Tomai sobre vós o meu jugo. Prendete su di voi il mio giogo. E aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E imparate da me che sono mansueto e umile di cuore. E encontrarei descanso para sua. E troverete riposo alle anime vostre. Porque o meu jugo é suave. Perché il mio giogo è dolce. E o meu fardo é leve. E il mio carico è leggero. Falei, nossa Deus. E ho detto, wow Dio. Se isso aqui for verdade. Se questa è verità. Tem jeito para mim. C'è una possibilità per me. Eu vou fazer um pedido. Io ti farò una richiesta. Se o Senhor me dá sono para dormir hoje. Se tu mi dai sonno per dormire oggi. Tem 3 noites que eu não durmo. Erano 3 giorni che non dormo. E me tirar desse isolamento. E mi togli da questo isolamento. Eu vou ser crente. Io sarò un credente. Io incostei no canto. Allora mi sono lì messo nell'angolo. Abbracei mie pernas. Ho abbracciato le mie gambe. E dormi. E ho dormito. No outro dia ben cedo. Nel domani molto presto. 6 da manhã. 6 di mattina. 124-51. 124-51. Era mio numero per. Era il mio numero della matricola. Mi deram un papel, una requisição. Mi hanno dato una richiesta, un pezzo di carta. Vai là, si troca. Vai là, cambiati. Fala con il direttore che parla con il direttore che vuole parlare con te. Io fui per la direttoria. Io sono andato lì nell'ufficio del direttore. Cheguei na direttoria. Sono arrivato in ufficio. Il direttore falou você 124-51. Il direttore ha detto 124-51 sono io. Pode voltar lá, você está livre da isolamento. Puoi tornare di nuovo nella tua cellula perché sei libero dall'isolamento. Falei, mas como? Ma come? Non sei. Non lo so.
Eu cheguei de manhã e estava a sua pasta aqui na minha mesa. Io sono arrivato qui stamattina e c'era la tua scheda. E eu fui olhar. E io ho guardato. E vi que você está na isolada de graça. Eu visto que tu sei in isolamento e non te lo meriti. Pode voltar que você está livre. Puoi tornare di nuovo. Não quer sair? Não vou andare via? Ah, não, não, tudo bem. Não, sim, 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 sim. Então, na minha cabeça começou uma grande confusão. E allora nella mia testa ha cominciato una grande confusione. E dentro de mim eu perguntava. E dentro di me, dentro me mi domandavo. E agora, Deus? E adesso, Dio? Eu prometi ontem pro Senhor. Io ieri ti ho promesso. Que se o Senhor me desse sono para dormir. Que se tu me davi sonno per dormire. E me tirasse da isolada. E mi toglievi dall'isolamento. Eu ia ser crente. Io diventavo credente. Mas como que eu vou ser crente? E come farò a diventare credente? Eu tomo picada em todo o meu corpo. Io mi buco in tutto il mio corpo. Eu fumo. Io fumo. Eu tenho ódio. Io c'ho odio. Muita mágoa. C'è tanta amarezza. Muita raiva. C'è tanta rabbia. Muitos planos maus. Ci sono tanti brutti piani. Eu pertenço ao crime internacional. Io appartengo al crimine internazionale. Eu tenho um grande nome no crime. Io ho un grande nome nel crimine. Eu sou dono de oito bocas de droga. Io sono il padrone di otto bocche di droga. Como que eu vou ser crente? Qui in carcere, come farò ad essere credente? E a palavra respondia no meu coração. E la parola rispondeva nel mio cuore. Aquela que eu tinha lido de manhã. Quella che avevo letto quella mattina. Venha a mim. Venite a me. E eu te libertarei. E io ti libererò. E eu voltei pro meu pavilhão. Allora sono tornato nel mio padiglione. E começou uma grande confusão. Ed è cominciata una grande confusione dentro di me. E eu passei dois dias mal. Ho passato due giorni brutti. As drogas não tinham mais graça. La droga non mi piaceva più. As conversas do crime não. Le conversazioni del crimine non erano mais iguais. Non erano più uguali. E aquela confusão. E quella confusione. E no sábado. E il sabato. Vem a minha esposa me visitar. È arrivata mia moglie a visitarmi. E quando eu olho ela daqui lá na porta. Quando io la guardo da qua come da qua la porta. Eu falei a Marlene mudou. E ho detto Marlene è diversa. Ela está brilhando. Lei brilla. E ela está com um livro na mão. E lei ha un libro in mano. Aí teve um amigo do allora lado. Lì c'era un amico mio accanto. Falei, nossa, minha mulher mudou. E ho detto, guarda, minha moglie è cambiata. Ela está brilhando. Guarda, sta brillando. Ele falou, normal, Pichotti. E lui mi ha detto, normale, Pichotti. Con tutto il rispetto. Con tutto il rispetto. Tua mulher è bonita. Tua moglie è bella. Faz dias que você não a vede. Sono giorni che tu non la vedi. Isso é um amor. Ah, quello è l'amore. Falei, não, você não sabe di nada. No, tu non sai niente. Ela está diferente. E lei è diversa. E ela era spiritista, ma lei era spiritista. Medio. Spiritista, sempre. Spiritista. E ela tinha um semblante pesado. E lei aveva una faccia così molto pesante. De longe eu olhava, ela estava sempre da lontano la guardavo ed era sempre triste. Mas dessa vez ela estava feliz. Ma questa volta lei era così ela felice. Brillava. E de repente ela veio, me abraçou e começou allora, a chorar. Un tratto lei è arrivata, mi ha abbracciato e ha cominciato a piangere. Eu fui na igreja de um crente quinta-feira. Io sono andato in una chiesa di un credente giovedì. O pastor falou tudo que eu precisava ouvir. Il pastore ha detto tutto quello che io avevo bisogno di sentire. E eu aceitei a Jesus, agora eu sou crente. Io ho accettato Gesù e ora sono credente. E eu trouxe essa Bíblia para você. E io ho portato questa Bibbia per te come un regalo. E eu vou embora e eu volto semana que vem. Allora vado via e tornerò la prossima settimana. Falei, não, fica aqui, no, vamos no, conversar. No, qua parliamo. Ela falou, não, se eu no, ficar, no, no, se io rimango terminar. Finiremo. Falei, não, então vai. No, 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 allora vai. E ela foi embora. E lei è andata via. E ficou eu e a Bíblia. E siamo rimasti alla Bibbia. Eu falei, e agora? E io ho detto, e adesso? Como que eu vou levar essa Bíblia? Come che io porterò la mia Bibbia in cella? Não estava embrulhada. Non era coperta. Não tinha sacola. Non c'era un sacchetto. A minha camiseta não dava para esconder. La mia camicia non la poteva nascondere. La mia maglietta. Falei, e agora? E ho detto adesso era mais fácil eu subir com a metralhadora. Era più facile che io andavo con una mitragliatrice. Naquele pavilhão 9. In quel padiglione 9. Do que com uma Bíblia. Che con una Bibbia. Perché un bandito come io naquela Perché época, un bandito come me in quell'epoca. Carregare una Bibbia. Prendere una Bibbia. Si accovardò. Era diventato un codardo. Virou covarde. È diventato un codardo. E aquilo ficou me importunando. E quello mi faceva stare male. E de repente eu falei, quer saber de uma coisa? E io ho detto, vuoi sapere una cosa? Eu não devo nada para ninguém. Io non devo niente a nessuno. Não trouxe ninguém para cadeia. Io non ho portato nessuno in carcere. Vai todo mundo, falei un palavrão. Ma vai tutto, ho detto delle parolacce. Peguei a minha Bíblia, ho preso la Bibbia,
l'ho messa nel petto come un credente. Isaia è andato nella mia cella. E sono andato nella mia cella. Io nunca fui tan notato da quel presidio. Io non sono mai stato così notato in quel carcere. Todo mundo che mi via. Tutti quelli che mi vedevano. Ah, Pisciotti, você com Bíblia. Oh, Pisciotti, tu con la Bibbia. Da licenza. Dai, lasciami stare, non ti devo niente. E todos falavam, e tutti dicevano, e io li prendevo a parolacce. Cheguei na minha cella. Sono arrivato nella mia cella. Morava io, un macumbeiro e un ateo. Nella mia cella c'eravamo io, uno stregone e un ateo. Dá licença, Pisciotti, você com Bíblia? Dai, finiscila, Pisciotti, tu con la Bibbia. Dá licença, você? Dai, lasciami stare. Un presente che ho ganhato da mia moglie. Guarda, cruza il mio cammino, no. Questo qui è un regalo che ho guadagnato da mia moglie, non ti mettere in mezzo. Ah, ainda bem che você trouxe essa Bíblia. Ah, dai, allora è buono che l'hai portata. Perché tem uma parte da Bíblia. Perché c'è una parte della Bibbia. Che fala do corpo da mulher. Che parla del corpo della donna. In poesia. In poesia. Io falei, Ah, veramente? Ele falou, me dá aqui. Sì, vieni qua, dammela. Abriu em Cantares de Salomão. Aperto em Cântico dei Cantici. E começou a ler. E ha cominciato a leggere. Os teus seios. I tuoi seni. São como os romãs. Sono come il romanzo. Plantado na porta do jardim. Piantato nella porta del giardino del palazzo del re. As suas coxas le tue gambe sono lisce come i cedri del Nilo, come il cedro del Libano, na porta da entrada, nella porta dell'entrata do palazzo del palazzo del re. Falei, E eles começaram a escrever nas e hanno cominciato a scrivere delle lettere. De repente o ateo falando pro macumbeiro. Allora tutto ad un tratto l'ateo che diceva allo stregone. Este negócio de Bíblia é tudo mentira. Ah, questa storia di Bibbia è tutta menzogna. E é uma mentira bem contada. Ed è una menzogna proprio ben raccontata. Perché è facile di ingannare os outros. Perché è facile ingannare gli altri. Tem monte di pastor ficando ricco. Ci sono un sacco di pastori che diventano ricchi. Eles treinam essa mentira. Loro imparano questa bugia. E ingannano un monte di trouxa. E prendono in giro un sacco di scemi. E dentro di me? E dentro di me? Começou a cobrar. Mi batteva il cuore. Você vai deixar eles falar que é mentira? E sentivo, tu lascerai che loro diranno che è menzogna. Sabe che non è mentira. Tu lo sai che non è menzogna. Io falei, mi dà qui mia Bibbia. E ho detto, dammi qua la mia Bibbia. La Bibbia è verità. La Bibbia è verità. Non è mentira. Non è menzogna. È verità. È verità. È mentira. È menzogna. È verità. È verità. È mentira. È menzogna. Começamos a discutir. E abbiamo cominciato a discutere. E dois bandidos como eu e o macumbeiro. Due banditi come io e lo stregone. Quando chegava a um certo ponto da discussão. Quando arrivavano a un certo punto della discussione. Não resolviam no soco. Non potevano risolvere soltanto a pugni. Muito menos da palavra. Neanche a parole. Cada pegava uma Ma faca. Ognuno di loro prendeva un coltello. Entrava para dentro de um banheiro. Si chiudevano, entravano dentro un bagno. Fechava a porta. Chiudevano la porta. E si distruía na faca. E si distruggevano a coltellate. O morriam os dois? O morivano tutti e due? O saía um. O usciva uno. E noi già stavamo. E noi eravamo già no auge da discussione. Nell'alto di quella discussione. Già stavamo nos offendendo. Già ci stavamo offendendo. Para pegar as facas. Per prendere il coltello. Então ele se levantou. Allora lui si è alzato. E falou: Você tem tanta certeza que é verdade? Tu hai così, così hai la certezza che è verità? Nós vamos nos destruir por causa de livro? Noi ci ammazzeremo a causa di un libro? Eu sei que é mentira. Io lo so che è una menzogna. Você tem certeza que é verdade? Tu hai la certezza che è verità? Então prova. E allora provami che è la verità. Aí eu endureci. Aí eu sono diventato duro. Estou perdido. Sono perso. Não tem nada pior no crime. Non c'è niente di peggio nel crimine. Que você defender alguma coisa que difendere qualcosa che tu non conosci. Você se torna advogado do diabo. Tu diventi l'avvocato del diavolo. E eu falei agora. Aí eu detto adesso. Eu vou virar escravo dele. Io diventerò il suo schiavo. Se eu me humilhasse ali, se io mi umiliavo lì, eu viraria escravo dele. Io diventavo suo schiavo. Então eu falei, allora, mi dà qui a Bibbia. E allora ho detto, dammi qua la Bibbia. Eu vou te provar. Io ti proverò. Então eu peguei a Bibbia. Allora ho preso la Bibbia. Abri. Ho aperto. Coloquei um dedo. Ho puntato il dito. Fechei os olhos. Ho chiuso gli occhi. E falei, Deus. E ho detto, Dio. O Senhor me colocou nessa. Sei tu che mi hai messo in questo. O Senhor me tira dessa. Sei tu che mi tirerai fuori. Abri o olho e olhei. Ho aperto gli occhi, ho guardato. Estava no versículo 6 do capítulo 14 Era nel verso 6 del capitolo 14 di Giovanni. Vinde a me. Não, respondeu-lhe Jesus novamente dizendo. Gesù ha risposto dicendo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Io sono il cammino, io sono la via, la verità e la vita.
Ninguém vem ao Pai senão por mim. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Falei, tá vendo aí? Eu falei, está vendo? Stai vedendo? Sem caminho não tem onde ir. Senza cammino, senza la, senza via non c'è dove andare. Sem verdade é tudo mentira. Senza la verità è tutto menzogna. Sem vida, senza vita c'è la morte. É mesmo. Ah, è vero, hai ragione. E por que que o pastor fala assim? E perché il pastore dice questo, il prete dice quest'altro e quell'altro dice un'altra cosa? Calma. Calma. Fechiamo a Bibbia. Chiudevo la Bibbia. Os olhos. Gli occhi. Abria. Aprivo. Punho o dedo. Mettevo il dito. È tutto con il Signore Dio. È tutto con te Dio. E io olhava. E guardavo. Aí eu lia. E leggevo. Eu entendia. Comprendevo. Eu explicava. E spiegavo. Ele si admirava. E loro rimanevano ammirati. E io mi admiravo. E io mi ammiravo ancora di più. Oh. Wow. E aquilo aconteceu das 11 da manhã. E quello è successo dalle 11 di mattina fino alle 12 e mezza di notte. Até a meia-noite. Já falou. Meia-noite e meia. 12 e mezza. Iam fazer 4 anos que eu estava naquele presídio. Erano 4 anni che ero in carcere. A minha mãe havia dito para mim quando eu entrei na cadeia. Minha madre me aveva detto quando ero entrata in carcere. Que na quarta cadeia Jesus ia me libertar. Che nel quarto anno. Quarto ano. Nel quarto anno Gesù mi liberava. Que ele havia prometido para ela. Che lui aveva promesso a lei. Che non adiantava io tentar fuggire. Che non c'era, non riuscirei mai a fuggire. Quanto mais eu demorasse a me render para Cristo. Quanto più ci mettevo ad arrendermi. Mais eu ia soffrire. Io più soffrivo. Perché na quarta cadeia. Perché nel quarto anno. Somente no quarto anno. Solo nel quarto anno. Jesus ia me libertar. Gesù mi liberava. Podia ser antes. Poteva essere prima. Se eu me rendesse. Se io mi arrendevo. Se não ia vir pela dor. Se no io dovevo arrivare per il dolore. E naquela madrugada. E in quella mattina. Stavo facendo 4 anni. Io stavo facendo 4 anni. Che stavo preso. Che ero in carcere. E nesse momento. E in quel momento. Ele levantou-se. O macumbeiro levantou-se. In quel momento lo stregone si è alzato. Mi devolveu a Bíblia. Mi ha ridato la Bibbia. Che ele havia pegado da minha mão. Che aveva preso dalla mia mano. Se é tão sério como você está falando. Se é così serio come tu stai parlando. Por que você não está seguindo? Perché non la stai seguendo? Segui você. Seguila tu. Fez até eu perdoar os inimigos. Mi hai fatto quasi perdonare i miei nemici. Eu já te chorei. Io già ho pianto. Dá licença. Dai, lasciami stare. Usou o banheiro. È andato in bagno. Voltou, caiu na cama. Tornato ed è caduto nel letto. E roncava. E russava. Como se eu tivesse batido come nele. Se io gli avessi dato un colpo in testa. O ateu já tinha ido dormir 5 horas antes. L'ateo era già andato a dormire 5 ore prima. E eu caí no chão e comecei a chorar. E io sono caduto lì per terra e ho cominciato a piangere. Eu chorei 3 ore. E ho pianto per 3 ore. E meu coração foi se limpando. E il mio cuore cominciava a pulirsi. A minha mente foi se limpando. La mia mente cominciava a pulirsi. E eu fiz um juramento. E ho fatto un giuramento per Dio. Falei, Deus é tão bom e eu não estou seguindo. Io ho detto, Dio, tu sei così buono e io non ti sto seguendo. A partir de hoje. Cominciando da oggi. Eu vou ser um crente. Io diventerò un credente. O Senhor me ajuda. Tu mi aiuti. E eu vou ser um crente. E io sarò un credente. Se eu viver um dia. Se io vivrò un giorno. Eu vou ser crente. Io sarò un credente. Se eu viver 1000 anos. Se vivrò 1000 anni. Eu vou ser crente. Sarò credente. Mi aiuta. Aiutami. Eu dormi. Ho dormito. E acordei trasformato. E mi sono svegliato trasformato. Aí começou uma grande transformação. È cominciata una grande trasformazione. Agora presta bem atenção. Ora stai bene attento. Eu ainda fiquei 8 anos preso. Io sono rimasto ancora 8 anni in carcere. E nesses 8 anos. E in quegli 8 anni. Jesus me deu muitos filhos na fé. Gesù mi ha dato tanti figli nella fede. Mais de 3.500. Più di 3.500. De obreiros que eu formei. Di leader che ho formato. E afora eles muitos outros. E dopo di a parte loro tanti altri. Mas naquele dia que eu tomei aquela decisão. Ma in quel giorno che ho preso questa decisione. Eu fui até a igreja. Io sono andato in chiesa. Logo que amanheceu. Logo de manhã eu fui para a igreja. Dopo l'indomani sono andato in chiesa. Determinei que eu ia ser de Jesus. Avevo deciso che dovevo essere di Gesù. Pedi para um pastor me ajudar. E ho chiesto a un pastore di aiutarmi. Que eu queria ser um crente fiel. Che dovevo essere un credente fedele. Ele me perguntou. E lui mi ha chiesto. Que tipo de crente você quer ser? Che tipo di credente tu vuoi essere? Eu falei para ele tem isso? Perché c'è.
tipo di credente você quer ser? Che tipo di credente vuoi essere? Io falei, tem, existe isso. Perché esiste questo? Ele falou, tem três tipos de crente. Ci sono tre tipi di credente. Eu falei, é? Ah, veramente? Quais são? Quali sono? Ele falou, tem o crente folha. C'è il credente foglia. O crente galha. Ó, a folha da árvore tem a folha, a galha e o tronco. Ok, c'è il credente ramo. Tem o crente tronco. E il credente tronco. O folha, o galha e o tronco. Folha, folha, ramo, tronco. Eu falei, qual a diferença? Qual é a diferença? O crente folha. Il credente foglia. Ele está lá só para fazer maquiagem. Lui è lì soltanto per só para maquiar. Apparenza, truccarsi. E ele é fraquinho. Ma non truccarsi non dà apparenza. Só para aparência. Quando vem um vento muito forte. Quando arriva il vento molto forte. Geralmente é o primeiro a cair. Generalmente è il primo che cade. Aí tem um crente galha. Lì c'è il credente ramo. È un poco mais forte. È un po' più forte. Mas se viu um peso sobre ele. Ma se arriva un peso su di lui. Ele se quebra. Si rompe. Mas tem um crente tronco. Ma c'è un credente tronco. Esse é forte. Quello è forte. Tem raízes. Ha le radici. E as suas raízes estão profundas. E le radici sono profonde. E os frutos saem dele. E i frutti escono da lui. Pode dar até fruto na galha. Può dare anche frutti nelle foglie. Tem algumas flores que até da folha sai fruto. Ci sono alcune algumas árvores. Ci sono alcuni che frutti frutto dove, até da folha. Ci sono alcuni alberi dove dà frutto anche nella foglia. Ma tutto dipende dal tronco. Ma tutto dipende dal tronco. Eu falei, eu quero ser um crente tronco. E io ho detto voglio essere un credente tronco. E o que eu tenho que fazer? Che devo fare? Ele falou, você precisa arrancar tudo do passato. Tu devi togliere tutto il passato. Você tem que nascer de novo. Tu devi nascere di nuovo. E não pode ser de uma forma simples. E non può essere in una forma semplice. Você tem que se apaixonar. Tu ti devi appassionare. Pela fonte da água viva. Per la fonte dell'acqua viva. E essa fonte é Jesus. E quella fonte è Gesù. E essa água é o Espírito Santo. E quell'acqua è lo Spirito Santo. E você tem que buscar. E tu devi cercare. Todos os dias da sua vida. Tutti i giorni della tua vita. Jesus é o Verbo incarnato. È il Verbo incarnato. La parola incarnata è la parola di Dio. O Espírito Santo. Lo Spirito Santo. È l'acqua da vita. È l'acqua della vita. Che vai matare a tua sede. Che ti dissederà, che vai ti deixar sempre ben cheio, che ti lascerà sempre pieno e vai transbordar e ti e trasborderà. O que eu tenho que fazer para ter isso? Che devo fare per fare questo? Você precisa em primeiro lugar. Tu hai bisogno in primo luogo ser humilde. Deve essere umile. E ser obediente. Ed essere obbediente. E estar pronto. Ed essere pronto para viver as mudanças. Per vivere il cambiamento. Não existe mudança. Non esiste un cambiamento. Sem sacrifício. Senza sacrificio. Sem sofrimento. Senza sofferenza. Você vai ter que aprender. Tu devi imparare. E o primeiro versículo que eu quero que você grave. È il primo verso che tu devi registrare. Está no livro de Gálatas. È nel libro dei Galati. No capítulo 6. Nel capitolo 6. A partir do versículo 14. A partir del verso 14. Quando o apóstolo Paulo fala. Quando l'apostolo Paulo dice. Ninguém ouse me importunar. Nessuno mi deve importunare. Porque eu trago em mim. Perché io porto su di me. As marcas. La marca. De nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. Todo mundo. Tutto il mondo. Quer. Vuole. A bênção de Jesus. La benedizione di Gesù Cristo. Todo mundo quer. Tutti lo vogliono. O socorro de Jesus. Tutti Cristo. Vogliono che Gesù li soccorra. A proteção de Jesus. La protezione Cristo. Di Gesù. Mas poucas pessoas. Ma poche persone. Querem ter a marca de Cristo. Vogliono avere la marca di Cristo. E a primeira marca. È la prima Cristo. Marca di Cristo. È o sofrimento. È la sofferenza. E a maior parte das pessoas. E la maggior parte delle persone. Che aceitam a Jesus. Che accettano Gesù. Já não querem mais sofrer. Non vogliono più soffrire. A segunda marca de Cristo. La seconda marca di Cristo. É a entrega total. È la resa totale. Se você não se entregar totalmente. Se tu non ti dai totalmente. Jesus não pode te direcionar. Gesù non ti può dare direzione. E a sua raiz não vai até o Espírito Santo. E le tue radici non vanno fino allo Spirito Santo. E mesmo que ela vá. E anche se arrivano. Ela não fica firmada. Non rimangono ferme. Então você vai ter água só de vez em quando. Allora tu avrai acqua soltanto ogni tanto. E depois você precisa da marca. E tu dopo hai bisogno della marca.
Di amare incondizionalmente. Di amare in un modo incondizionato. O mais difícil. Il più difficile. É você amar quem te odeia. È amare chi ti odia. Quem te persegue. Chi ti perseguita. Essa é uma das grandes marcas. Questa è una delle grandi marche di Gesù. Você precisa. Tu hai bisogno. Ser uma pessoa ativa. Essere una persona attiva. Non ser preguiçosa. Non essere pigro. E ser obediente. Essere obbediente. A marca da obediência. La marca dell'obbedienza. E do ânimo. E dell'animo. É um dos principais marcas. È uno delle principali marche. Para quem quer mudar, per quelli che vogliono cambiare, e viver como Jesus, e vivere come Gesù, porque quem não está querendo ter bom ânimo, quelli che non vogliono avere un buon animo, ser animado, essere avere voglia, ele se entrega para a preguiça, loro si danno alla pigrizia. E Jesus não tem nada com ele. E Gesù non ha niente a che fare con questo. Pode ver no livro de Provérbios. Tu puoi vedere nel libro dei Proverbi. O sábio Salomão, il saggio Salomone, fala 366 vezes. Lui parla 366 volte. Contra o preguiçoso, contro il pigro. E o apóstolo Paulo, e l'apostolo Paolo, fala que o preguiçoso, dice che il pigro, não deve nem comer, non deve neanche mangiare. Porque a preguiça, perché la pigrizia, não depende de sentimentos, non dipende dai sentimenti, como o amor, come l'amore, também não depende de sentimentos, non dipende dai sentimenti, tudo que está na Bíblia, tutto quello che c'è nella Bibbia, que Jesus mandou, che Gesù ci ha chiesto, e não pediu, ah, che Gesù ci ha comandato e non ha chiesto, não depende de sentimentos, non dipende dai sentimenti, então grava aí na sua alma. Allora metti lì nella tua anima. As maiores marcas de Cristo que eu e você devemos ter. La più grande marca di Cristo che noi dobbiamo avere. Para que todas as outras sejam fáceis. Affinché tutti gli altri siano, tutte le altre siano facili. A marca da fé. La marca della fede. Sem fé. Senza fede. È impossibile agradare a Dio. È impossibile piacere a Dio. E a alegria do Senhor. E l'allegria del Signore. È a nossa força. È la nostra forza. Temos que ter fé. Per quelli che hanno fede. E a fé não é um sentimento. E la fede non è un sentimento. A fé é decisão. La fede è decisione. Você não tem fé. Se tu non hai fede. Pelo que você sente. Per quello che senti. Você tem fé. Tu hai fede. Quando você decide. Quando tu decidi. Eu vou seguir o que a palavra diz. Io seguirò quello che la parola dice che io devo seguire. Se a Bíblia diz que eu tenho que ser obediente. Se la Bibbia dice che io devo essere obbediente. Eu vou ser obediente. Io sarò obbediente. Se a Bíblia diz que eu tenho que ser humilde. Se la Bibbia dice che devo essere umile. Eu vou ser humilde. Io sarò umile. Se a Bíblia diz que eu tenho que profetizar. Se la Bibbia dice che devo profetizzare. Palavras de bênção. Parole di benedizione. Palavras de vida. Parole di vita. É o que eu vou fazer. È quello che io farò. Isso é fé. Questa è fede. Não depende de sentimento. Non dipende dal sentimento. Você chega para um idólatra. Tu arrivi da un idolatra. E pergunta para ele se ele tem fé. E chiede a lui se ha fede. Ele fala que tem muita. Lui dirà che ha tanta fede. E você pergunta para ele o que é fé. E tu dirai che cos'è fede? Eu sinto. Io sento. Isso não é fé. Quello non è fede. Lamentavelmente. Lamentabilmente. Tem muitos jovens. Ci sono tanti giovani. Que um líder chega nele. Che il leader arriva da loro. E dá uma ordem para ele. E dà un ordine per loro. E ele diz. E loro dicono. Mas eu não estou sentindo. Ma io non lo sto sentendo. Ainda bem que aqui na Itália não acontece isso. E meno male che qui in Italia non succede questo. Là no Brasil acontece molto. Là in Brasile succede tanto. Os jovens me dão muito trabalho. I giovani mi danno tanto lavoro. Porque eles querem viver pelo sentimento. Perché loro vogliono vivere per i sentimenti. Mas eu profetizo e creio. Ma io profetizzo e credo. Que ainda que tivesse aqui hoje. Anche se qui c'è oggi qualcuno. Algum jovem. Qualche giovane que acha que fé tem a ver com sentimento. Che pensa che la fede ha a che fare con i sentimenti. Você vai sair daqui curado. Tu uscirai da qui guarito. E o Espírito de Deus. E lo Spirito di Dio. Está te revelando. Ti rivelerà. Que a fé. Che la fede. É a principal marca de Gesù. È la principale marca di Gesù. Para que você tenha fé. Perché affinché tu abbia fede. Você tem que decidir. Tu devi decidere. Eu quero obedecer. Io voglio obbedire. Eu quero aprender. Io voglio imparare. Eu quero ser curado. Io voglio essere guarito. Eu quero ser uma bênção. Eu voglio essere una benedizione. Isso vai acontecer. E questo succederà. Você tem que determinar. Tu devi decidere. Não só com palavras. Non solo con le parole. Porque Jesus chega diante de um monte de pessoas. Perché Gesù arriva davanti a un sacco di persone. E fala para eles. E dice a loro. Eu não vou abençoá-los. Io non vi benedirò.
Porque vocês não me adoram de verdade. Perché voi non mi adorate veramente. Vocês só me adoram com os lábios. Perché voi mi adorate soltanto con le labbra. Vocês me honram só com a voz. Voi mi onorate soltanto con le parole. Mas os vossos corações. Ma il vostro cuore. E o vosso interior. E il vostro interiore. Está longe de mim. È lontano da me. Se você pegar a referência dessa passagem, se tu prendi il riferimento di questo passaggio, vai direto para Provérbios 8. Direttamente in Proverbi. Provérbios 8. Per Proverbi 8. Versículo 17. Verso 17. Eu honro e onoro os que me honram. Quelli che mi onorano. E quando nas madrugadas das suas vidas me buscarem, e quando nelle mattinate della vostra vita mi cercherete, certamente me acharão. Certamente mi troverete. Jesus não honra qualquer um. Jesus não honra chiunque. Ele só honra quem honra ele. Lui onora soltanto chi lo onora. Quem é comprometido com ele. Chi ha un patto con lui. Na tradução original do grego. Nella traduzione originale del greco. Não está escrito honra. Non c'è scritto onore. Está escrito. C'è scritto. Eu só tenho compromisso. Io ho soltanto un patto. Com quem tem compromisso comigo. Com chi ha un patto con me. Quando você tem compromisso comigo, quando tu hai un patto con me, você pode passar por qualquer solidão, puoi passare per qualsiasi solitudine, qualquer escuridão, qualsiasi oscurità, que você vai me chamar, che tu mi chiamerai, e eu vou estar com você, e io sarò con te, eu vou ser a sua luz, io sarò la tua luce, eu vou ser o seu amigo, io sarò il tuo amico, eu vou ser o seu amparo, io sarò il tuo la tua copertura, só você decidir, e soltanto tu devi decidere, ter fé em mim, di avere fede in me. Quem é Jesus? Chi è Gesù? Quem é Jesus? Eu te pergunto, quem chi é Jesus? Gesù? Io ti domando chi è Gesù? Quem é Jesus? Chi è Gesù? O verbo encarnado. La parola incarnata. La parola fatta carne. Jesus é o verbo. Gesù è la parola. Capítulo 1 do Evangelho de João. Nel capítulo 1 del Vangelo di Giovanni. Versículo 1. Nel versetto 1. No princípio era o verbo. Nel principio era la parola. E o verbo era Deus. E la parola era Dio. E o verbo si fez carne. E la parola si è fatta Dio. Si è fatta carne. E abitou entre nós. E ad abitato in mezzo a noi. Mais à frente um pouco. Ma un po' più avanti. E todo quanto o receberam. E tutti quelli che lo riceveranno. Deu-lhes Deus. Dio gli ha dato. O poder. L'autorità. Di essere figli. Di essere figli di Dio. Pensa bem. Pensa bene. A segunda grande marca. La seconda grande marca. Está também fora do sentimento. È fuori dai sentimenti. Quando Jesus diz. Quando Gesù dice. Tende bom ânimo. E tende bo, tenham bom ânimo. Abbiate buon animo. Eu venci o mundo. Io ho vinto il mondo. Vocês também vencerão. Anche voi vincerete. Jesus não pediu para você ter bom ânimo. Gesù non ha chiesto a voi di avere buon animo. Ele não disse assim. Lui non ha detto. Se você quiser, se voi volete, se você sentir, se voi sentite, tenha bom ânimo. Dovete avere un buon animo. Não, ele determinou. Lui ha comandato, ha determinato. Tenha bom ânimo. Dovete avere buon animo. Porque se você não tiver bom ânimo, perché se voi non avete buon animo, você vai ser vencido pela carne. Voi sarete vinti dalla carne. Os sentimentos da carne. I sentimenti della carne. Em tudo que é bom. In tutto quello che è buono. Para agradar a Deus. Per piacere a Dio. Quer tirar o seu ânimo. Vogliono togliere dalla tua anima. Presta bene attenzione. Stai bene attento. O jovem, il giovane, che tá cheio di saúde, che è pieno di salute, se falar para ele que ele vai ficar em um evento, se dice a lui che deve rimanere in un evento, che vai ter muita bagunça, che ci sarà un sacco di caos, di bastante divertimento, tanto divertimento, musica buona. E liberdade total. Libertà totale. Ele fica 5 dias sem dormir, não tá nem. Lui rimane 5 giorni senza dormire, va tutto bene. Tá tudo bem. Va tutto bene. È jovem. È giovane. Mas quando fala pro jovem. Ma quando tu chiedi a un giovane. Perdão. Perdono. Aqui na Itália não acontece. Qui in Italia non succede. Lá no Brasil tem muito. In Brasile ce ne sono. Chama os jovens para ficar. Tu chiedi 7 ore orando. Chiami i giovani per chiedergli di stare 7 ore pregando. 24 horas orando. 24 ore pregando. Quase não vem ninguém. Quasi non viene nessuno.
Ma è un giovane, sta cieco di salute. Ma come, un giovane pieno di salute? Aí você chama as velhinhas. Allora tu chiami i vecchietti. Cabelo branco. Capelli bianchi. Vem todas. Vengono tutte. Cheia de dores. Pieni di dolori. E fica orando. E rimangono lì pregando. Clamando. Chiedendo. Aí Deus ordena o apóstolo Celso. Aí Dio ha ordinato l'apostolo Celso. 34 anos vivendo com AIDS e hepatite B e C. 34 anni vivendo con AIDS e hepatite B e C. Quando Jesus curou-me, quando Gesù mi ha guarito, ele arrancou o câncer do meu cérebro. Lui mi ha tolto il cancro dal cervello. Dos meus pulmões. Dei miei polmoni. Do intestino. Dall'intestino. E do estômago. E dallo stomaco. E falou. E mi ha detto. Que a AIDS e a hepatite. Che l'AIDS e l'epatite. Ele não ia tirar. Lui non toglieva. Era para a glória do nome dele. Era per la gloria del suo nome. E hoje. E oggi. Eu tenho um casal de filhos de 22 e 23 anos. Di 22 e 23 anni. Ministros do Evangelho. Ministri del Vangelo. Levitas do Senhor. Worship leader. Não tem doença nenhuma. Non c'è nessuna malattia. La vescova Marlene. Não tem doença nenhuma. Non c'è nessuna malattia. E a doença. È la malattia. Para os médicos. Per il medico. Vão me matar todos os mesi. Mi ucciderà ogni due mesi. Que eu vou no médico fazer esame. Perché io vado dal medico a fare gli esami. Eles falam que não sabem como eu não estou morto. E loro dicono non sappiamo come non sei morto. Tá sempre querendo tirar pedaços de mim. Vogliono sempre togliere dei pezzi da me. Para entender por que eu não morro. Per comprendere perché non muoio. Como que eu estou vivendo com menos de 7% do fígado? Com'è che sto vivendo con meno del 7% del fegato? Tudo cheio de câncer. Il resto tutto pieno di câncer. Di cancro. Como que eu tô vivendo com o sangue? Como é que eu estou vivendo com o sangue? Quase sem imunidade. Quase senza imunità. Porque a AIDS toma tudo. Perché l'AIDS prende tutto. Tem dia que eu não aguento levantar uma garrafa. Ci sono giorni che non riesco ad alzare una bottiglia. Não aguento pegar a Bíblia. Non riesco a prendere la Bibbia. Mas eu não me entrego. Ma io non mi do. Eu entendo. Io non lascio. Que quando Deus permite perché que eu fique sem imunidade. Che quando rimango senza forza. É para eu ficar quietinho só orando. È per rimanere tranquillo soltanto e pregando. Leggendo la Bibbia. E leggendo la Bibbia. Do contrário disso. Quando non succede questo. Eu pulo da cama. Io salto dal letto. Eu falo com Deus. E parlo con Dio. Eu preciso de trabalhar. Io devo andare a lavorare. Evangelizar. Io devo evangelizzare. Eu preciso ministrar. Io devo ministrare. E ele me capacita. E lui mi dà la capacità. E aí ele me chama para orar. Allora mi chiama a pregare. 24 ore. 24 ore. E eu sou exemplo. E io sono l'esempio. E eu não saio de lá. E non vado via da là. E aí vem os discípulos. E allora arrivano i discepoli. E ficam com vergonha. E hanno vergogna. O apóstolo está lá orando. L'apostolo è lì pregando. Eu vou também orar. E io allora pregherò. Presta atenção. Stai attento. Você quer ser cheio do poder de Deus? Tu vuoi essere pieno del potere di Dio? Você quer que o Espírito Santo abra o teu entendimento? Tu vuoi che lo Spirito Santo apra il tuo intendimento? Para que você seja um jovem profeta. Affinché tu sei un giovane profeta. Que vai mudar a nação. Che cambierà la nazione. Que vai curar as pessoas. Che guarirà le persone. A começar de você mesmo. Cominciando da te stesso. Jesus não quer curar ninguém. Gesù non vuole guarire nessuno. Sem curar você. Senza guarire te. Ma perché che o senhor tem AIDS e hepatite? Ma perché tu hai l'AIDS e l'epatite? Por causa do meu passado. Per causa del mio passato. Jesus entendeu. Gesù ha compreso. Ou melhor, ele me fez entender. Lui mi ha fatto, o meglio, lui mi ha fatto entendere. Que esse espinho na minha carne. Che questa spina nella mia carne. Eu entendo. Io comprendo. Que eu dependo só dele. Che io dipendo soltanto da lui. Na época do crime. Nell'epoca del crimine. Desde criança. Da quando ero un bambino. Eu era muito ignorante. Io ero molto ignorante. Eu queria resolver tudo da minha vida. Io volevo risolvere tutto a modo mio. Hoje. Oggi. Eu sei. Io so. Que eu dependo tudo dele. Che eu dependo tudo de Jesus. Che io dipendo soltanto da Gesù. A minha força não existe. La mia forza non esiste. Eu tenho experiências. Io ho esperienze. Para destruir um homem. Per distruggere un uomo con os meus dedos, con le mie dita. Lamentavelmente, mi dispiace questo. Eu tive que fazer isso para sobreviver. Io ho dovuto fare questo per sopravvivere. Mas hoje eu não tenho mais forças. Ma io oggi non ho più forza. E principalmente se eu quiser tomar atitude por mim mesmo. Se eu quiser tomar uma atitude errada. E principalmente io oggi se voglio aggredire alguém. Se voglio aggredire qualcuno, prendere questa attitudine. Eu confesso para vocês que eu já quis fazer isso. Io confesso per voi che ho già voluto fare questo. Só teve uma vez. C'è stato soltanto una volta. Que Deus mandou eu fazer. Che Dio mi ha mandato a fare questo. Depois que eu sou pastor. Dopo che io ero già pastore. Ele mandou eu dar uma surra em um soldado meu. É. Um discípulo.
Dio mi ha chiesto di dare una tipo una scolacciata a, una spancata non so a un discepolo mio. Perché questo discepolo era molto forte. Perché questo discepolo era molto forte. Maior un pochino do que o più grande del chitarrista. E ele havia me roubado quatro vezes. E lui mi aveva rubato quattro volte. E ele chegou de novo me pedindo ajuda. E lui è arrivato di nuovo chiedendomi aiuto. Pastor Bruno sabe bem dessa história. Pastore Bruno conosce questa storia. E esse meu aluno da casa de recuperação. Questo mio ragazzo che era nella casa di recupero. Eu falei para ele se você me roubar de novo. Io ho detto se tu mi ruberai di nuovo. Eu vou te dar uma surra. Io ti darò, te ne darò una. Para você virar homem. Ah, così diventerai un uomo. Não, me ajuda, no, por favor. No, aiutami. E o pior. È il peggiore. Eu falei isso para ele. Io ho detto questo a lui. Na frente de 16 obreiros. Davanti a 17 leader. E os obreiros falaram: Pastor Celso. E i leader hanno detto: Pastore Celso. O senhor vai ter que bater nele. Tu gliele dovrai dare. O senhor deu a sua palavra. Tu hai dato la tua parola. Eu falei: Tudo bem. Eu disse: Ok. Passou dois meses. Sono passati due mesi. Ele quebrou o cadeado do almoxerifado. Quebrou o cadeado do escritório. Ah, lui ha rotto la libreria. Onde guardava ferramentas. Ah, lui ha rotto il catenaccio dell'ufficio dove conservavo tutte le ferramentas. Strumenti. Roubou uma máquina que eu tinha terminado de comprar. Ha rubato uma máquina de serrar. Ah, ha rubato una serra elettrica che avevo comprato da poco. 570 euros mais ou menos. 570 euros più o meno. E ele roubou e foi vender na boca. Lui ha rubato ed è andato in un posto dove si vende la droga. Eu sei. Por 30 reais. Parabéns. 30 reais. Per 30 più o meno di 10 euro. 10 euros. Sì, 10 euro. Per 10 euro ha venduto questo per 10 euro. E o meu obreiro me ligou. E un leader mi ha chiamato. Apostolo. Apostolo. O Alexandre quebrou o cadeado do almoxerifado. Alexandre ha rotto il catenaccio. Roubou a máquina che tu hai comprato oggi. Ha rubato la macchina che tu hai comprato oggi. E vendeu na boca. E ha venduto lì in quel posto dove si vende la droga. Então eu comecei a orar. E allora lì ho cominciato a pregare. E agora Deus. E adesso Dio. Che eu vou fazer? Che cosa farò? Passei a noite orando. Ho passato la notte pregando. Quando foi 5 da manhã. Quando erano le 5 di mattina. Meu telefone tocou. Il mio telefono è squillato. Era un'altra persona che tinha passato pela casa di recuperazione. Era un altro ragazzo che era passato nella casa di recupero. Apostolo. Apostolo. Eu vi o Alexandre vendendo uma máquina aqui na boca. Io ho visto Alexandre che stava vendendo la macchina qui. Por 30 reais. Per 10 euro. Eu dei 50 reais pro traficante. Io ho dato 20 euro al trafficante. Para ele me devolver. Così che lui me la restituisce. E eu guardei pro senhor que eu sei que è tuo. Io l'ho messa da parte perché so che è tua. Eu falei muito obrigado. Io ho detto molte grazie. Eu passo aí para pegar. Io poi passerò a prenderlo. Aí falei pra bispa, ora por mim. E allora ho detto alla vescova, prega per me. Se eu achar o Alexandre. Perché io se trovo Alexandre. Eu vou ter que dar uma surra nele. Io gliene dovrò dare due. Para que ele vire homem. Così che lui diventerà uomo. Aí eu fui lá no esconderijo. Allora sono andato là dove lui si nascondeva. Peguei un chicote di battere in cavallo. Ah, sono andato là un reio di battere in cavallo. Che sono andato là in un posto e ho preso una frusta. Coloquei no banco do carro. L'ho messa lì nella macchina. E fui para casa de recuperação. E sono andato alla casa di recupero. Cheguei lá. Sono arrivato là. Vem todos os obreiros. Sono arrivati tutti i leader. Mais uns 30 alunos. Anche più di 30 internati. Ah, pastor. Pastore. Ele veio aqui agora mesmo. Lui è venuto qui proprio poco fa. E nós falamos para ele ir embora que o senhor ia bater nele. E abbiamo detto di andare via perché tu gliele darai. E ele ainda falou, ele não bate nada. E lui ha detto sì, ma lui non le darà nessuno. Ele é muito bonzinho. Lui è molto buono. Ele nos ama. Lui ci ama. Ele não bate. Lui non ce le darà. E eles falando para mim. E loro dicendomi questo. Meu Deus. Meu Deus. Tomara que eu não encontre ele. Fai sì che io non lo trovi. E aí toca o telefone. Escolhe o telefone. Para eu buscar uma doação. Que eu devo prender uma oferta. Aí eu largo o meu carro. Eu deixo o meu carro. Lascio la mia macchina. Pego uma caminhonete. Prendo um furgone. De carroceria. É uma caminhonete aberta. Ah, um caminhão. E vou para buscar doação.
e vado a prendere questa donazione. Na hora que eu vou saindo, nel momento che sto uscendo, tô sem dinheiro, sono senza soldi. Vou na carteira, vado nel mio portafoglio, ficou os cartões também lá. E avevo lasciato la carta di credito là. A combustível, sem combustível, senza benzina. Falei, e agora? E adesso? Aí toca o telefone. Lì squilla il telefono. A minha mãe. Minha madre. Filho. Filho. Passa aqui em casa. Passa da la casa. Eu tenho uma oferta para a casa de recuperação. Io ho un'offerta per la casa di recupero. E eu quero que você pegue logo. Io voglio che la prendi dopo. Não quero que fique aqui comigo. Che la prendi subito. Non voglio che rimanga qua. Aleluia. Io ho detto alleluia. Eu preciso de combustível. Io ho bisogno di benzina. Sto passando aí. Sto passando. Quando vou entrar na casa da minha mãe. Quando sono arrivato a casa di mia madre. É um muro bem alto. Quase da altura quase a altura dessa parede. È un muro alto, quasi alto quanto questa parete. E un portãozão grande. E c'è un portone grande. E là dentro mora um filho meu na fé, um discípulo. E lì dentro c'è un mio discepolo. Que cuida dos meus pais e da chácara. Che si prende cura dei miei genitori e della campagna. Si tornou um filho dos meus pais, um irmão. È diventato anche un figlio dei miei genitori, un fratello. Então ele abriu para mim o portão. Allora lui ha aperto per me la porta. Quando eu entro com o carro. Quando io entro con la macchina. Ele fala, pastor, apóstolo, você viu quem está ali no bar? Lui mi ha detto, apostolo, hai visto chi c'è qui nel quartiere? No. No. O Alexandre. Alexandre. Venga qua, Marquinhos. Vieni qua, Marco. Io vou ter que dar un correttivo nele. Io gli devo dare una correzione. Você vai ficar ali no portão. Tu rimani lì nella porta. Se eu olhar para você e der uma piscada. Se io ti guardo e ti faccio un cenno. Você abre o portão. Tu apri la porta. Senão você fica só de lá olhando. Se não, rimane lì soltanto guardando. Perché io vou ter que dar uma surra. Perché io gli darò due. Não faça isso. Non fare questo. Eu falei, eu tenho que fazer. Lo devo fare. Tá bom então. Va bene. Qualquer coisa o senhor me chama que eu ajudo. Qualquer coisa tu me chama falei, que eu ajudo. Você no, fica lá. Não, não, tu rimani lá. E aí eu chamei o Alexandre. Alexandre! Allora, chamado Alexandre. Alexandre! Vem cá. Vieni qua. E ele veio. E lui è arrivato. Oh, pastor. Oh, pastore. O que que tá acontecendo? O que está sucedendo? Cadê a minha máquina, Alexandre? Dov'è la mia macchina, Alexandre? Não fui eu, não fui não, eu. Não sono stato io. Foi algum dos seus obreiros que você confia. Sono stato alcuni dei leader di cui tu difini. Eu falei, eu já fui lá na boca buscar. Io sono andato là nel posto di droga dove tu l'hai venduto per 10 euro. E ho dovuto darne 20 per prenderla. Una macchina di 500 euro. No, non fui io. No, non sono stato io. Eu vou ter que te dar a sua que eu prometi. Io ti devo dare, te ne devo dare due come ti ho promesso. Aí eu lembrei. E allora mi sono ricordato. Eu troquei de carro. E ho cambiato la macchina. Che deu chicote? Dov'è la frusta? Non sta. Non c'è. E ele grandão. E lui grande. Forte. Forte. Eu falei, eu vou apanhar. E io le prenderò. Mas eu já tinha falado que eu ia ter que bater nele. Ma io avevo già detto che gliele dovevo dare. Então ele levantou. Allora lui si alza. E veio me dar um soco. E viene per darmi un pugno. E eu olhei para trás. E ho guardato dietro. Jesus é bom. Gesù è buono. Meu irmão vendia lenha. Mio fratello vendeva la legna. Per la pizzeria. Per la pizzeria. E tinha uma pila de lenha atrás de mim. E c'era una pila di legna dietro di me. Eu peguei uma. E ho preso una. E mi difendi. E mi sono difeso. E bateu aqui. E gli hanno dato uno qua. Eu ouvi um barulho. E ho sentito un rumore. Quebrou as costelas. Si sono rotte le costole. Ah. E lui ah. Aí eu dei mais uma aqui. E gli hanno dato un'altra qua. Aí eu vi. E eu l'ho visto. Quebrou os braços. Si è rotto il braccio. Aí eu olhei pro Marco e vi. E ho guardato Marco e gli ho detto. Ele abriu o portão. Lui ha aperto la porta. O Alexandre saiu correndo. E Alexandre è andato via correndo. Pulou no ônibus. E ha saltato nell'autobus. E foi embora. E è andato via. Alleluia, Gesù. Alleluia, Gesù. Acredita se quiser. Credi se vuoi. Doeu mais de mim. Mi ha fatto così male. Do que nele. Che in lui. Quando eu tive que bater nele. Quando io ho dovuto colpirlo. Parecia que estava me rasgando todo. Sembrava che si stava strappando tutto. Eu imagino quanto Deus sofre. Io immagino quanto Dio soffre. Quando ele tem que nos corrigir. Quando lui ci deve correggere. Presta atenção numa coisa. Stai attento. Isso me custou muito caro. Questo mi ha costato così caro. Eu tive que ir na televisão pedir perdão. Io sono dovuto andare in televisione a chiedere. Na rádio. Nella radio. Por causa do que eu fiz.
a causa di quello che ho fatto. Perché tutto il mondo intendeva di altra forma. Perché tutto il mondo aveva capito in un altro modo. Só que até hoje, solo che fino ad oggi. O Alexandre virou homem. L'Alessandro è diventato un uomo. A mãe dele me agradece. Sua madre mi ringrazia ogni giorno. Muito obrigado, pastor. Mi dice grazie, pastore. Ele precisava de um assunto. Lui aveva bisogno di prenderle due per diventare un uomo. Eu quero que você entenda uma coisa. Io voglio che comprendi una cosa. Eu preciso terminar agora. Io ora devo finire. Não sei por que Deus mandou eu falar disso. Non so perché Dio mi ha detto di dire questo. Faz muito tempo que eu nem lembrava disso. E tanto tempo io neanche mi ricordavo di questo. De uma coisa eu sei. Ma di una cosa so. Se Deus está tendo que te dar corretivo. Se Dio ti sta correggendo. É porque ele quer te transformar. È perché lui ti vuole trasformare. Não seja teimoso como eu fui. Non avere paura come sono stato io. Não abuse da bondade do Pai. Ah, non essere testardo come sono stato io. E non abuse da bondade della bontà di Dio. Como Alexandre abusou. Come Alexandre ha abusato. Da minha bondade. Della mia bontà. Se submeta ao Pai. Sottomettiti al Padre. Perché Deus amou o mundo de tal maneira. Perché Dio ha così tanto amato il mondo. Che deu seu filho. Che ha dato il suo unigenito figlio. Para morrer por mim e por você. Per morire per me e per te. Quando eu e você entramos nesse amor. Quando io e te entriamo in questo amore. Nada pode nos parar. Niente ci ferma. Nós vamos estar juntos de novo amanhã. Noi saremo insieme domani mattina. Eu vou estar orando. Io pregherò. Para que o Espírito Santo continue falando no seu coração. Affinché lo Spirito Santo continui parlando nel tuo cuore. Na noite passada. Nella notte passata. Eu fui dormir 3:40 mais ou menos. Io sono andato a dormire verso le 3:40. E até às 9:30 que eu dormi. Fino alle 9:30 dormivo. Eu fui perturbado com um sonho. E io sono stato disturbato in un sogno. Que eu tinha que socorrer. Che io dovevo soccorrere. Umas crianças. Dei bambini. Que tinham sido molestadas. Que eram state molestate. Na infância. Nella loro infanzia. E eu tentava ajudar. E io volevo aiutarle. E eu chamava o pastor Genoni. Io chiamavo il pastore Genoni. Para nós ajudarmos essas crianças. Affinché potevamo aiutarle. E era muito difícil. Ed era così difficile. Porque eram os seus pais. Perché erano i tuoi genitori. As pessoas que elas confiavam. E le persone che loro confidavano. Que tinham ferido elas. Che avevano ferito loro. E conforme eu tentava pegar essas crianças. E come io cercavo di prendere quelle. Eu gritavo, pastor Genoni, nós temos que arrancar aquelas crianças. E gli dicevo, li dobbiamo togliere via. Os pais não deixavam a gente chegar perto. I genitori non ci lasciavano arrivare vicino. Eu tenho certeza aqui nessa noite. Io sono sicuro questa sera. Não importa o que você passou na infância. Non importa quello che ti è successo nell'infanzia. Não importa o tanto que Satanás conseguiu te ferir. Non importa quello che Satana ha cercato di fare quando ti ha ferito. De que maneira ele fez para te ferir? Che modo lui ha usato per ferirti? Não tem nada que o amor de Deus não. Non c'è niente che l'amore di Dio non guarisce. Nada que a presença do Espírito Santo. Non c'è niente che la presenza di Dio non trasforma. Quando você deixa a água do Espírito. Quando tu lasci che l'acqua dello Spirito ti lava e você entra nos segredos de Jesus, e tu entri nei segreti di Gesù, em oração, in preghiera, em fé na palavra, in fede nella parola, não tem nada que possa te roubar. Non c'è niente che ti può rubare. E se for uma casta di demoni, e anche se sono una legione di demoni, e você entrar em jejum, e tu entri in digiuno, você vai ser liberto, tu sarai libero, porque é uma promessa, perché è una promessa del Padre. Todos que vêm a mim, tutti quelli che vengono a me, de maneira nenhuma eu lançarei fora. A nessuno io lascerò fuori. E ele nunca lança fora. Lui mai manda fuori. Ninguém vazio. Nessuno vuoto. Senti libertà. Senza che ti liberi. Eu quero te convidar para uma oração. Io voglio invitarti ad una preghiera. Fecha os teus olhos. Chiudi i tuoi occhi. Abra bem o teu coração. Apri bene il tuo cuore. Eu quero orar por você agora. Io voglio pregare per te adesso. Não porque eu tenha merecimentos. Non perché io dei meriti. Mas o poder de Deus. Ma perché il potere di Dio. Che eccede tutto intendimento umano. Che è la sede dell'intendimento umano. Ele quer fazer uma grande libertação aqui hoje. Vuole fare una grande liberazione qui oggi. Ah, apostolo, mas eu já tentei de muitas vezes. Apostolo, ma io ho già cercato tante volte. Mas quando Deus manda. Ma quando Dio ci manda. Liberare essa unção. Liberare questa unzione. Para libertação específica. Per liberazione specifica. Ele está trabalhando dessa maneira. Lui sta lavorando in questo modo. Todas as pessoas aqui presentes. Tutte le persone qui presenti. Que estavam com algum problema na alma. Che hanno un problema nell'anima. Que
foi causado na sua infância, que é stato causato nella tua infanzia, pelas pessoas que você confiava, per le persone che tu confidavi. Coloca isso agora aos pés da cruz, metti questo ai piedi della croce. Jesus quer te libertar, Gesù ti vuole liberare. Todas as pessoas, tutte le persone, que achavam que Jesus não podia te perdoar, che pensavano che Gesù non ti poteva perdonare, por causa das coisas que você fez, per le cose che tu hai fatto. Todas as pessoas, tutte le persone, que estavam com a fé preguiçosa, che hanno una fede pigra, estavam sem ânimo, che sono senza voglia. Jesus quer abrir o seu entendimento hoje. Gesù ti vuole aprire il tuo intendimento oggi. Para você ter autoridade. Affinché tu hai autorità. Contra as fraquezas. Contro la debolezza. Del seu corpo. Del tuo corpo. E ser forte. Ed essere forte. E ser animato. E avere voglia. No nome de Jesus. Nel nome di Gesù. Pai, eu quero orar agora por Senhor, cada eu voglio pregare adesso per ognuno delle persone presenti. E eu quero profetizar no teu nome. Eu voglio profetizzare nel tuo nome, Gesù. Pela autoridade apostólica e profética que o Senhor me deu. Per l'autorità apostolica e profetica che tu mi hai dato. Traga agora uma unção de cura e libertação. Porta adesso un'unzione di guarigione e di liberazione. Todas as pessoas aqui presentes. Tutte le persone qui presenti. Que ainda estão com peso. Che ancora hanno un peso. Que ainda está enraizado no seu coração, che ancora c'è una radice nel loro cuore, na sua mente, nella loro mente, na sua alma, nella loro anima. Os males que sofreu na infância, tutti i mali che hanno sofferto nell'infanzia, ou a dúvida de ser fiel a ti, o la dubbio di essere fedele a te, caia por terra agora, venga distrutto adesso, ora, todas estas raízes, tutte queste radici, todas estas malignidades, tutta questa malvagità, e haja uma transformação, e ci sia una trasformazione. Entra agora Espírito Santo, entra adesso Spirito Santo, em nome de Jesus, nel nome di Gesù, com bálsamo que cura, con un balsamo che guarisce, traz uma libertação, porta una liberazione neste coração ferito, in questo cuore ferito, nesta alma ferita, in quest'anima ferita. Abre a visão desta mente, apri la visione di questa mente, e dà discernimento, e dai discernimento, para que esse irmão e essa irmã, affinché questa persona seja cheio de bom ânimo, sia piena di voglia di buon animo. Abra o entendimento, Espírito, apri la loro mente, Spirito Santo, para que a tua presença, affinché la tua presenza possa transformar, possa trasformare, in nome di Gesù, nel nome di Gesù. Dica comigo, io tomo posse. Di con me, io prendo possesso. Io tomo posse. Io prendo possesso. In nome di Gesù. Nel nome di Gesù. Amen. Amen.